Ciccia, siamo a stretto giro di settimana, siamo di nuovo davanti ai microfoni di Quotidiana Apuano. Oggi direi per suggellare una grande prestazione, la tua grandissima quantità in un centrocampo che spesso era più pieno di maglie rosse che di maglie bianconere. Sei stato molto bravo, io direi, assieme a Bennati, e bravo anche Luca Bonini, siete stati i tre migliori. Io il podio lo metterei così. No, vabbè, innanzitutto ti ringrazio e credo che sia stata una partita giocata bene da entrambe le squadre, però credo che, ecco, abbiamo avuto 10 minuti dopo il gol loro in cui abbiamo fatto un pochino di fatica, però poi credo che abbiamo preso in mano le redini del gioco, abbiamo creato tanto e ti ringrazio. Poi la graduatoria metto anche Vignali, ce lo metto sempre io in graduatoria, perché... Sì, Vignali, però se riuscissi ad essere appena appena più preciso in fase di conclusione, forse porterebbe qualcosina in più alla Massese, anche se porta già tanto. Sì, credo che sia l'unica cosa che gli manca, il gol. Oggi ci è andato vicino di testa, tra l'altro sul mio cross, quindi sarebbe stato il colmo, però credo che abbiamo fatto una buonissima gara. Credo che sia stata una partita aperta contro una squadra che è costruita per vincere, che sicuramente si trova in una situazione di classifica non preventivata a inizio campionato, però so che hanno avuto parecchi infortuni, quindi sono una squadra forte che sono sicuro che si riprenderanno. Però ecco, credo che oggi i tre punti, se andiamo a vedere tutte le occasioni, sarebbero stati meritati da noi. Anche secondo me, anche perché c'è una spada di Damocle sull'operato dell'arbitro lucchese, direi che quel fallo prima del primo gol in area avversaria meritava, direi, sicuramente il penalty. Sì, credo, ho parlato anche con il ragazzo, mi ha detto che è stato trattenuto, quindi il rigore ci stava benissimo, però ecco, sono episodi che ci possono stare. Credo che abbiamo avuto tante occasioni per segnare, purtroppo siamo stati imprecisi sotto porta e cercheremo di migliorare anche sotto questo punto di vista. Diciamo che nonostante manchi Andreotti, nelle partite in cui è mancato Andreotti, mi sembra che la Massese sia riuscita comunque a creare tante occasioni, quindi diciamo... È vero che fisicamente Carlini è diverso, leggermente diverso, però diciamo si sta dando da fare bene, anche con qualche risultato. Sì, sì, credo che a parte domenica scorsa, dove abbiamo giocato contro una squadra molto chiusa e quindi le occasioni create da parte nostra non sono state tante, anzi credo molto poche, credo che oggi abbiamo fatto veramente tante occasioni. Mi ricordo il tiro al volo di Vittorini, il tiro di Vignali, il tiro di Papi prima del rigore, il colpo di testa di Vignali nel secondo tempo, quindi credo che le occasioni oggi le abbiamo avute e se non le concretizzi è giusto che tu non vinca, c'è poco da fare. Benissimo, grazie mille e in bocca al lupo. Grazie. Ciao.